Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La Presidente Marini ha presentato l'assestamento di bilancio 2015. La manovra ammonta circa 30 milioni di euro. Avviato il confronto in prima commissione consiliare. Ce ne parla in questo servizio David Mariotti Bianchi. Un bilancio sano. Con queste parole la Presidente della Giunta, Catiuscia Marini, ha descritto l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 presentandolo in prima commissione. Una manovra del valore complessivo di 30 milioni di euro che per la Marini garantisce gli equilibri finanziari e il pareggio di bilancio. La Presidente ha parlato di un assestamento che consente di sostenere i comuni nelle politiche sociali e nelle attività culturali e una politica di investimenti che si concentra sulle funzioni fondamentali della regione. La parte di spesa corrente della manovra individua gli interventi prioritari e ammonta a poco più di 13 milioni di euro. 1.900.000 euro al turismo, cultura, spettacolo e sport. 1.900.000 euro ad agricoltura e foreste. 2 milioni a trasporti e mobilità. 4,5 al cofinanziamento del piano di sviluppo rurale. 2 milioni e mezzo di euro al sociale e al diritto allo studio. Inoltre sono previsti 200.000 euro per il DDL sulle politiche di genere e 50.000 su quello omofobia. La spesa per investimenti in conto capitale prevede tre operazioni per un totale di 16 milioni di euro, 7 milioni e mezzo per l'edilizia abitativa universitaria, 1 milione per infrastrutture stradali, 7 milioni e mezzo per l'acquisizione delle aree industriali a Terni, Narni e Spoleto. La Presidente Marini ha ricordato che è previsto il patto di stabilità verticale per 20 milioni di euro a favore dei comuni. Inoltre ci sono 22 milioni di euro del payback delle aziende farmaceutiche che saranno utilizzati per nuove tecnologie e per farmaci innovativi. Ridotto poi l'indebitamento storico di 14 milioni di euro e accantonati 9 milioni a garanzia della solidità del bilancio regionale. Entro novembre è previsto il voto della seconda commissione consiliare sul nuovo piano regionale dei trasporti, a seguire quello dell'Aula per l'approvazione definitiva. Ce ne parla Alberto Scattolini. Ancora due sedute, poi la seconda commissione si esprimerà con il voto sul piano regionale dei trasporti 2014-2024. È questo l'impegno preso dal presidente Giuseppe Biancarelli e condiviso dagli altri commissari presenti alla riunione a cui ha partecipato l'assessore ai trasporti Giuseppe Chianella. Ed è stato proprio l'assessore in apertura della riunione a rimarcare come tutta la procedura del piano è stata ampiamente partecipata. Oggi, ha detto, è importante prevedere una calendarizzazione dell'atto che possa portare alla sua approvazione definitiva entro il prossimo Natale. Ad inizio seduta è stato consegnato ai commissari l'elenco delle principali osservazioni emerse dall'incontro partecipativo dello scorso 30 ottobre, indicazioni che verranno ora valutate singolarmente dai commissari. Andrea Smacchi, del Partito Democratico, ha fatto sapere che prima della votazione finale del documento, la maggioranza consiliare si riunirà per una valutazione complessiva delle stesse osservazioni e quindi del documento. E se i commissari della maggioranza hanno sostanzialmente rimarcato la validità del piano, dalle opposizioni sono emersi dubbi circa la collocazione della stazione Medio Etruria a Rigutino, la timidezza nelle scelte, la mancanza di risorse per attuare la programmazione prevista e la carente attenzione al trasporto delle merci su rotaia. Sia Claudio Ricci, Ricci presidente, che Valerio Mancini, Lega Nord, hanno auspicato misure compensative per l'Umbria da parte del governo. Approvato in terza commissione il disegno di legge della Giunta sulle politiche giovanili. Approvato a maggioranza, favorevoli il presidente Solinas e i consiglieri Chiacchieroni, Brega e Rometti, astenuti Squarta, De Vincenzi e Carbonari, il disegno di legge della Giunta norme in materia di politiche giovanili che si prefigge di accrescere l'affermazione dei giovani umbri in ambito sociale, culturale e economico. È rivolto ai giovani fra i 14 e i 35 anni. Gli interventi della Regione e dei Comuni riguarderanno l'istruzione, l'imprenditoria giovanile, la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e alla cittadinanza attiva attraverso il coinvolgimento nei processi decisionali,
con progetti di e-democracy e per chi ha compiuto i 16 anni attraverso la partecipazione a referendum consultivi regionali. Quindi la valorizzazione della creatività giovanile, la riqualificazione di spazi per l'aggregazione, l'accesso all'abitazione, l'integrazione delle seconde generazioni di migranti. Prevede anche l'educazione a corretti stili di vita attraverso la promozione della salute, della sessualità sicura, unitamente al contrasto di droga, alcol, fumo, ludopatia. Molteplici momenti di formazione e aggregazione su questi temi, anche una giornata dedicata. Altri elementi costitutivi sono la consulta regionale dei giovani, composta da 35 di loro, scelti con la massima trasparenza e garantendo parità di genere tra associazioni, fra i movimenti giovanili, universitari, gli oratori, giovani imprenditori, giovani professionisti e altri. Il tavolo di coordinamento sulle politiche giovanili, presieduto dall'assessore regionale competente, che si avvarrà di 12 assessori comunali individuati dal CAL. Strumenti della regione saranno il piano triennale per le politiche giovanili, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Aula, e il programma annuale per le politiche giovanili stilato dalla Giunta. Le risorse in dotazione solo per quest'ultima parte dell'anno 2015 sono di 70.000 euro. I danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica sono stati al centro di una audizione a Palazzo Cesaroni. Ce ne parla Marco Paganini. I rappresentanti di Coldiretti, CIA e Confagricoltura hanno partecipato all'audizione sui danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica, indetta dalla seconda commissione dell'Assemblea legislativa che si è svolta a Palazzo Cesaroni. L'incontro partecipativo è stato promosso su richiesta di Raffaele Nevi, capogruppo di Forza Italia, ed ha messo in evidenza alcune criticità. I danni causati alle colture e all'ambiente dalla fauna selvatica andrebbero prevenuti e non risarciti in modo parziale, come avviene ora. Le norme sulla caccia andrebbero riviste, prevedendo una più severa regolamentazione dell'attività venatoria, soprattutto per quanto riguarda l'accesso ai terreni delle aziende agricole e agrituristiche. Il controllo delle specie dannose, come il cinghiale, deve essere effettuato anche nelle aree protette con maggiore efficacia, in considerazione dei danni che essi provocano anche agli altri animali, come fagiani e lepri. Al termine dell'audizione, il presidente della commissione, Giuseppe Biancarelli, ha convenuto con i commissari e con il presidente della terza commissione di promuovere un gruppo di lavoro congiunto sulla materia. Il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Marco Squarta, ha illustrato in prima commissione una proposta di legge alle Camere per modificare l'articolo 52 del codice di procedura penale che riguarda la legittima difesa. L'obiettivo è di garantire e aumentare la capacità di autodifesa dei cittadini. Nella proposta di legge si stabilisce che il diritto alla legittima difesa sia garantito sempre, anche quando l'aggressione avviene nella adiacenza dell'abitazione o dell'attività commerciale presa di mira, quando si sia di fronte al tentativo violento di intrusione con chiaro pericolo d'aggressione o al tentativo di proseguire nell'offesa a incolumità e beni, e sia nelle ore notturne che in quelle diurne. In tali condizioni deve essere sempre presunta la proporzionalità con l'offesa. Analoga presunzione di proporzionalità deve essere garantita ove il pericolo di aggressione determini uno stato di paura e di agitazione nella persona offesa. La prima commissione ha anche approvato il disegno di legge della Giunta regionale che introduce una riduzione del 10% della tassa automobilistica per i veicoli storici. Ce ne parla in questo servizio Marco Paganini. La prima commissione dell'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza, con il sì del Partito Democratico e di Umbria più Uguale, l'astensione di Forza Italia e il no di Lega e Movimento 5 Stelle, la proposta di legge di iniziativa dell'esecutivo regionale che riduce del 10% il bollo auto per i veicoli ultraventennali storici. L'intervento normativo si è reso necessario dopo l'impugnazione di fronte alla Corte Costituzionale da parte del Governo delle disposizioni regionali che prevedevano per questi veicoli una tassa forfettaria di circolazione. Il disegno di legge recepisce quindi le indicazioni statali e riduce il carico fiscale nella misura consentita dall'ordinamento ai veicoli classificati di interesse storico o collezionistico con anzianità compresa tra 20 e 29 anni, il cui riconoscimento è ancorato alla regolamentazione statale stabilita per la circolazione stradale. Un emendamento della Giunta prevede infine che non ci siano sanzioni per i possessori di veicoli storici che abbiano corrisposto la tassa automobilistica in ritardo, ma entro il 31 maggio 2015.
Analisi sull'attuazione delle leggi sulla famiglia e sull'archeologia industriale, ma anche sugli atti di indirizzo votati dall'Aula di Palazzo Cesaroni, sono gli argomenti dell'ultima riunione del Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'amministrazione regionale presieduto da Raffaele Nevi. Il servizio di Alberto Scattolini. Stiamo concludendo le prime indagini conoscitive sull'attuazione di leggi, regolamenti e atti di indirizzo votati ed approvati dall'Aula. Emergono seri e gravi problemi in merito all'attuazione di alcuni atti. Il nostro ruolo sarà quindi quello di stimolare la Giunta a procedere all'attuazione di importanti provvedimenti previsti dall'Assemblea legislativa. Così Raffaele Nevi, Forza Italia, presidente del Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'amministrazione regionale, al termine della riunione in cui si è parlato dell'analisi sulla attuazione della legge regionale 13 del 2010, disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia, dopo l'audizione in proposito dell'assessore regionale Luca Barberini dello scorso 21 ottobre, ma anche della legge regionale 5 2013, valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, ed infine l'analisi attuativa degli atti di indirizzo, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno. In merito alla legge sulla famiglia, il presidente Nevi ha lamentato la mancanza della relazione della giunta regionale prevista dalla clausola valutativa, oltre alle delucidazioni non chiare circa la norma finanziaria. Ritardi sono stati riscontrati nell'attuazione della legge relativa all'archeologia industriale, dovuti in parte alla lentezza dei provvedimenti attuativi e in parte al cambio di legislatura. Sono stati infine analizzati alcuni atti di indirizzo di carattere sanitario ed agricolo, per i quali l'organismo di controllo di Palazzo Cesaroni chiederà alla Giunta regionale approfonditi chiarimenti. Questione rifiuti in Umbria e vicenda Geseno. A Palazzo Cesaroni, conferenza stampa della Lega Nord. La Commissione parlamentare sugli ecoreati si occuperà dell'Umbria ed è già previsto un sopralluogo alla discarica alle Crete di Orvieto. Seguiranno ispezioni a tutti gli altri siti di conferimento e ci saranno audizioni con i politici e gli amministratori locali e regionali coinvolti in certe scelte che l'attività investigativa del Corpo Forestale sta disvelando in questi giorni. Lo hanno annunciato durante una conferenza stampa i consiglieri regionali della Lega Nord Emanuele Fiorini e Valerio Mancini. Le iniziative sono quelle che abbiamo già annunciato qualche giorno fa a seguito della richiesta della costituzione di una commissione speciale sul tema dei rifiuti. Verrà discusso il prossimo consiglio regionale il 17, martedì 17, e contiamo ovviamente che trovi in assemblea un ampio consenso. Se ciò non fosse, vorrebbe dire che il messaggio politico sarebbe drammatico, perché come si è visto in questi giorni, dove la stampa è stata molto sul tema dei rifiuti, sulla questione di Geseno, la sinistra e in primis la Presidente Marini, dato l'ampiezza della questione, non è assolutamente comparsa. È verificare quello che realmente è all'interno delle varie discariche. Porto, come dicevo prima, la discarica Le Crete d'Orvieto, che l'alto tasso di mercurio presente deve essere giustificato in qualche modo. Vogliamo capire, andare in fondo a tutte le ricerche possibili, applicazione, come dicevo, del georadar, per vedere quello che c'è realmente all'interno, soprattutto considerando i molti rifiuti provenienti da fuori regione. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it, e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.